Rieccoci in diretta, pronti per Advisory Update, il nostro approfondimento del pomeriggio. Allora, intanto vi do qualche aggiornamento sul fronte dei lanci di agenzia. Germania parla. Lindner, che è il ministro delle finanze, pronte a sanzioni ancora più dure per Mosca. Poi ha parlato Joe Biden poco fa. Lavoriamo con alleati per aiutare Kiev a difendersi. Kiev ancora sotto attacco, lo abbiamo visto e letto in più di un'occasione. C'è questo mistero dei raid aerei su Donetsk, in particolare del missile che ha colpito Donetsk e che avrebbe causato 20 persone. Dobbiamo sempre usare il condizionale in questi casi. L'Ucraina ha negato o alcun raid aereo, peraltro è arrivata anche questa testimonianza di un italiano che si trova in quel posto e ha detto insomma che gli è esploso a poche centinaia di metri di lontananza, con tanto insomma di situazione tragica per quanto riguarda le conseguenze. L'Ucraina ha negato dicendo che evidentemente il missile è russo o altra munizione, dicono le fonti militari ucraine, non ha neanche senso parlarne su questo fronte. E poi il sindaco di Kiev stanno cercando di distruggere la città, a conferma di quanto sta accadendo. Infine, pausa tecnica nei colloqui tra Russia e Ucraina continueranno domani. Riportando la posizione, insomma, riportando la prima notizia per ordine di tempo, e cioè pronti a sanzioni più dure per Mosca, abbiamo visto e raccontato nel corso di questi giorni di come le sanzioni dell'Occidente nei confronti dell'economia russa stiano mettendo le basi per un default dell'economia, appunto, che fa capo al Cremlino. Il titolo lo vedete, scenari, la Russia andrà davvero in default? Ripartiamo da qui con il nostro ospite che è Gianfranco Fabi, editorialista economico, che è un piacere ritrovare. Buonasera Gianfranco. Buonasera a voi, grazie mille. Allora, torniamo a parlare di un paese che rischia di finire in default. Ci sono dei precedenti anche piuttosto forti, come quello dell'Argentina, un po' meno forti e di cui magari abbiamo meno ricordi, come ad esempio l'Islanda. Ma prima di capire cosa possa accadere a un paese come la Russia se va in default, che cosa vuol dire quando uno Stato qualunque, insomma, quando la propria economia va in default? Ma indubbiamente vuol dire che i problemi non sono solo per quello Stato. Ovviamente se va in default la Russia ha dei problemi perché non riesce più ad ottenere dei prestiti dagli altri paesi, come ha avuto negli ultimi anni, come ha avuto appunto creando queste risorse interne grazie a prestiti esteri. Ma sono problemi anche per gli altri paesi, sono problemi perché gli altri paesi, soprattutto le banche degli altri paesi, hanno delle posizioni aperte e quindi hanno anche delle posizioni che potrebbero creare dei problemi per i loro bilanci. Si parla infatti di banche europee, di banche americane che hanno dei grossi problemi a chiudere i conti se non hanno la possibilità di ottenere quello che nei loro bilanci è iscritto, cioè i prestiti che hanno fatto alla Russia, i prestiti che hanno fatto negli ultimi anni. Quindi sotto questo profilo il problema del default è un problema molto più vasto, è un problema che si inserisce in fondo nella possibilità che le sanzioni che abbiamo visto essere attuate nei confronti della Russia sono delle sanzioni a doppio taglio, perché in qualche modo colpiscono anche chi le ha messe. E in questa direzione, a questo punto, insomma, ricordiamo che la prima scadenza per la Russia è il 16 marzo e quindi in questa settimana occorrerebbe, insomma, che la Russia in qualche modo rimborsi per oltre 100 milioni di dollari di pagamenti per cedole di due bond russi, uno in scadenza nel 2023 e uno nel 2043. Se non dovesse essere in grado di effettuare questi pagamenti, non andrebbe in default, ma ci sarebbe un'ulteriore proroga, diciamo così, di 30 giorni. Quindi se dovesse accadere ciò che molti analisti, molte banche d'affari prevedono, questa cosa non accadrà prima di aprile. Ovviamente Gianfranco, se vuoi aggiungere su questo tema qualche appunto, sei libero di farlo. Peraltro mi fa segnala la regia che forse hai disattivato il video. L'hai riattivato, ok, quindi come ho detto. Dicevo, queste sono le scadenze, rieccoti Gianfranco, queste sono le scadenze.
Inoltre, notizia proprio di oggi, la Russia ha deciso di in qualche modo intervenire nel tasso di cambio tra rubli e dollari, che come sapete è schizzato verso l'alto per il dollaro e quindi il rublo si è deprezzato in maniera importante, in modo tale che, secondo un proprio tasso di cambio calcolato dalla Banca Centrale Russa, il rublo non è più così svalutato e quindi si può utilizzare per i pagamenti, cosa che però l'Occidente non prevede. E quindi, insomma, ti chiedo come valuti questa decisione da parte della Banca Centrale e che cosa potrebbe accadere nel momento in cui la Russia decide di pagare in rubli e l'Occidente, l'Italia, la Cina, insomma, chi per loro, si ritrovano una valuta che sul proprio calcolo di cambio, oramai non dico che sia carta straccia, ma vale molto molto poco. Beh, quasi carta straccia, perché sarebbe una valuta che peraltro non è più convertibile, può essere convertita solo in rubli, quindi può essere usata solo per fare degli acquisti in Russia, però anche qui con grandi problemi, perché sappiamo che c'è un embargo, sappiamo che ci sono delle sanzioni, sappiamo che la borsa di Mosca peraltro è chiusa, continuerà ad essere chiusa per tutta la settimana, quindi le transazioni finanziarie sono praticamente bloccate. E quello che rende ancora più complicata la situazione è il fatto che non solo i russi hanno proposto e forse pagheranno questi debiti in parte in rubli, ma adesso stanno cercando anche di mettere in mezzo lo yuan cinese, cioè di pagare con questi prestiti e questi debiti appunto con la valuta cinese, anche qui con un cambio fisso. Però bisogna vedere cosa ne pensano i cinesi, anche lo yuan cinese non è una valuta completamente convertibile e quindi in qualche modo si dovrebbe tornare appunto a una forma di baratto quasi quasi, nel senso che peraltro noi abbiamo dei pagamenti da fare verso la Russia, però sono pagamenti reali, sono pagamenti di forniture, di gas, di petrolio, che continuano ad arrivare, diciamo così, per fortuna, perché se no saremmo al freddo con le aziende chiuse, ma continuano ad arrivare dalla Russia e noi dobbiamo continuare a pagare. E però ecco, sono flussi che hanno delle caratteristiche diverse, sono flussi commerciali, non sono flussi finanziari. Quindi diciamo la situazione è abbastanza complicata e in qualche modo si cerca di complicarla ancora di più con tutte queste manovre valutarie che mettono sul terreno delle valute che praticamente non esistono, come dicevi giustamente. Il rublo è una valuta che non ha più una consistenza finanziaria, non ha più una credibilità, non è sostenuta da nessuna fiducia. Il valore del denaro, lo insegnano nelle prime lezioni dell'università, è dato dalla fiducia che uno ripone nell'emittente. Ora, che fiducia possiamo riporre in un emittente come la Banca Centrale Russa? Ricordo nuovamente, al momento il cambio dollaro-rublo è a 121,59, siamo a meno 9,8%, il dollaro si sta deprezzando adesso nei confronti del rublo, ma dopo aver raggiunto valori piuttosto alti, un massimo di 165 il 7 marzo, e ricordiamo che a fine febbraio per un dollaro ne bastavano tra virgolette 75 rubli, quando siamo arrivati a 160 si era più che raddoppiato. E la stessa cosa succede anche nel cambio tra euro e rublo. L'euro adesso cede l'8,9%, siamo a 131,46, quindi per un euro servono 131,4 rubli. Stessa situazione, ne bastavano 90 più o meno nell'ultima settimana di febbraio, adesso siamo insomma a 130 con un picco a 170, quindi anche in questo caso abbiamo assistito a un raddoppio della debolezza, ecco, da parte del rublo, e adesso si sta un po' ritracciando. Ricordiamo che anche la Banca Centrale ha alzato i tassi di interesse a livelli molto alti per cercare di frenare questa svalutazione del rublo. Ma se così, se veramente dovessimo ritrovarci una Banca Centrale Russa, una Russia che decide di pagare in rubli questi debiti, siccome si parla di guerra militare e lo vediamo attraverso anche i nostri occhi e con i documenti video che arrivano dall'Ucraina, e parliamo anche di guerra economica attraverso le sanzioni, la stessa Russia ha detto, gli Stati Uniti ci hanno dichiarato guerra economica, poi fa un po' sorridere amaramente il fatto che in Russia non si possa parlare di guerra militare, perché sennò prendi 10 anni, però la Russia può parlare di guerra economica. A questo punto potremmo usare anche noi la loro dialettica e dire no, non è una guerra economica, è una operazione speciale di tipo economiche. Ma battutacce a parte, oltre a questi conflitti si andrebbe a innescare, rischiamo di innescare in questo modo anche una guerra finanziaria?
Ma indubbiamente la guerra finanziaria è già aperta, è una guerra finanziaria che, come dimostrano appunto le quotazioni del rublo, è una guerra che mette in difficoltà la stessa regolarità degli scambi, gli stessi equilibri che c'erano stati fino a poche settimane fa nei rapporti finanziari e commerciali tra l'Occidente e la Russia. Rapporti che sono importanti sui due fronti, perché l'Occidente ha bisogno delle materie prime, del gas, del petrolio russo, ma la Russia ha bisogno di molte cose che vengono dall'Occidente, non solo i beni di lusso, ma anche i medicinali, anche appunto delle specialità farmaceutiche, anche beni di consumo immediato, beni alimentari e così via, oltre che appunto beni che magari sono rappresentati dai McDonald's o dall'IKEA che hanno chiuso i battenti in Russia. Quindi c'è uno risvolto commerciale abbastanza ampio ed è questo in fondo su cui punta l'Occidente per premere, per mettere in difficoltà la Russia e anche per, in un certo senso, per ridurre la popolarità di Putin, per cercare di aumentare lo scontento del paese di fronte a questa guerra. Ecco, non dimentichiamo che sul fronte informativo c'è stato, e se ne è parlato molto, questa legge che punisce chi dà delle informazioni che non siano in linea con le informazioni del regime. Però c'è un tipo di informazione che non ha bisogno dei classici mezzi della stampa o di internet, perché sicuramente l'agente di Mosca, quando si trova di fronte a un McDonald's chiuso, si chiede come mai quel McDonald's è chiuso e quindi farà i suoi conti sull'effetto appunto delle sanzioni e dovrà appunto pensare che di fatto si trova di fronte a una situazione di difficoltà, a una situazione di confronto molto aperto tra l'Europa, l'Occidente e la Russia. Quindi è una battaglia che si gioca su molti fronti, non solo su quello finanziario, anche su quello commerciale e anche, molto importante, su quello dell'immagine, su quello della comunicazione, per cercare appunto di mettere in difficoltà la stabilità, diciamo, del governo russo, del governo di Putin, cosa abbastanza complessa, abbastanza difficile e su cui è appunto altrettanto difficile fare delle previsioni. Giustamente Gianfranco diceva la guerra finanziaria è già in corso, beh, insomma, basti pensare anche a quello che è accaduto a Sberbank, che è una delle banche più importanti russe, anche a livello di quotazione in borsa, la stessa Gazprom, insomma, e le varie sanzioni che hanno colpito anche gli oligarchi russi, con insomma, Abramovich che ha dichiarato la vendita del suo Chelsea. Abramovich, peraltro, con i beni congelati, pare non sia neanche più in grado di pagare una piccola, diciamo, tassa che gli permetteva di mantenere una villa piuttosto ampia e grande a Londra, di circa 10.000 sterline al mese, che per un oligarca, insomma, dai suoi averi non è un problema, ma con i beni congelati comincia a essere un problema. Peraltro, a chi li dovrebbe dare queste 10.000 sterline al mese? Alla regina Elisabetta, perché il fondo che gestisce, insomma, questi immobili è il fondo che controlla in qualche modo anche a cui fa riferimento la monarchia inglese. E, caro Gianfranco, la domanda più complicata a cui effettivamente forse l'Europa deve cercare di rispondere in questo momento è, non voglio chiamarla la coerenza delle sanzioni, però lo hai detto tu, noi continuiamo a comprare gas e petrolio dalla Russia, continuiamo a farlo noi, continua a farlo la Germania, che dipende ancora di più rispetto all'Italia da queste materie prime, in generale, insomma, un po' tutta l'Europa. Faccio l'esempio della Repubblica Ceca, che è il paese in Europa che dipende maggiormente, insomma, da queste materie prime russe. E quindi noi continuiamo comunque a pagare la Russia per questi servizi. Abbiamo applicato delle sanzioni che dovrebbero mirare alla fine della guerra, quantomeno hanno come obiettivo, insomma, cercare di mettere in ginocchio la Russia per frenare la sua offensiva militare, però intanto diamo loro i soldi anche per finanziare l'acquisto di nuove armi e anche finanziare la
l'arruolamento di quei mercenari di cui in questi giorni si parla che provengono dalla Siria, pare che siano 40.000. È un cane che si morde la coda, una situazione che rende ancora più complessa il modo in cui l'Occidente deve cercare di schierarsi dalla parte dell'Ucraina, ma non perché gli abbia prescritto il medico, ma perché è quello che ha deciso di fare in qualche modo. Quindi, insomma, come si fa a sbloccare? L'Italia deve riattivare la sua attività estrattiva di gas, ma servirebbe tempo. Serve tempo proprio a livello organizzativo per lui, perché poi non siamo gli Stati Uniti con il Wyoming e l'Idaho, siamo paesi, insomma, ognuna con la propria identità culturale e la propria economia, che magari è anche molto diversa l'una con l'altra. È uno degli aspetti più complicati da risolvere, ecco. Beh, indubbiamente hai già illustrato molto bene le complicazioni che ci sono in tutta questa vicenda, complicazioni che sono dettate anche dalle scelte che l'Europa ha fatto e che soprattutto l'Italia ha fatto negli ultimi anni senza avere una preveggenza di quello che avrebbe potuto succedere perché non abbiamo diversificato abbastanza, ci siamo opposti appunto a nuove ricerche petrolifere o di gas, c'è stata un'opposizione anche forte che per fortuna non è riuscita ad andare fino in fondo contro i nuovi gasdotti come la TAP e così via. Quindi c'è stata una politica italiana un po' diciamo lassista, pensando che in fondo comprare gas dalla Russia fosse la cosa più facile, la cosa più sicura e anche la cosa più economica. Ecco, non dimentichiamo peraltro che noi abbiamo dei contratti a lungo termine con la Russia, contratti che scadono nel 2035, quindi anche per questo che noi continuiamo a importare e continuiamo a importare a dei prezzi che sono stati predefiniti. Quindi in qualche modo, secondo me ha ragione anche il ministro Cingolani quando parla di speculazioni, perché molti acquisti attuali sono fatti a prezzi che sono stati concordati settimane, mesi, anni fa. E quindi Certo. senza avere appunto l'effetto degli aumenti di prezzo, degli aumenti di prezzo spot che hanno effetto solo per chi acquista in maniera appunto al di fuori dei contratti a lungo termine, che sono quelli su cui l'Italia ottiene la maggioranza del gas da parte della Russia. E quindi su questo fronte indubbiamente ci sono delle contraddizioni, ci sono dei paradossi, c'è la difficoltà di attuare delle sanzioni che colpiscano la Russia e dato che comunque le sanzioni, come dicevamo, sono un'arma a doppio taglio, colpiscano il meno possibile chi le impone, perché sennò sarebbero addirittura controproducenti. E quindi in un certo senso siamo sul fronte di un sottile equilibrio. Ecco, la speranza è quella che questo spiraglio che si è aperto dei colloqui di pace possa essere in qualche modo consolidato nei prossimi giorni, si possa tornare a un compromesso ragionevole tra Russia e Ucraina, un compromesso ragionevole che ovviamente potrebbe ripartire da una collaborazione tra i due paesi, perché ormai si è dimostrato che nessuno ha da guadagnare da questa situazione. Però questo fa parte della ragione. Molto spesso abbiamo visto che la ragione in questo conflitto è stata sempre messa da parte di fronte ad altri argomenti, ad altri elementi, ad altre condizioni che non rispecchiano la ragionevolezza, che non rispecchiano l'equilibrio, che non rispettano soprattutto la dignità e la necessità di salvaguardare una convivenza civile tra le persone, tra le comunità e tra gli stati. Quindi siamo di fronte a una situazione estremamente intricata, è forse facile da spiegare che è intricata, ma è molto difficile da sciogliere perché non si può sciogliere perché ogni manovra, ogni passo ha sempre un suo contraltare, una sua controindicazione, e quindi ogni manovra che si fa può avere degli effetti che non si prevedono e che possono essere anche peggiori dei buoni propositi che si possono avere. Siamo di fronte appunto anche a un sistema economico, quello russo, che è un sistema che non si capisce quale sia, non è più il sistema socialista dell'Unione Sovietica, non è ancora il sistema di mercato, forse non lo sarà mai perché è di fuori della logica e delle tradizioni russe, e quindi anche i rapporti economici sono estremamente difficili, anche perché sono strettamente sottomessi alla politica e la Russia, almeno finché un autocrate come Putin la guiderà, sarà sicuramente una società autoritaria che difficilmente si può confrontare con le realtà democratiche dell'Occidente.
E ricordiamo che sarebbe in arrivo il quarto pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. La guerra di Putin sta diventando ogni giorno più brutale. Ho appena informato Zelensky del quarto pacchetto di sanzioni. L'UE è con il popolo ucraino. Sosteniamo con un pacchetto di assistenza macro finanziaria da 1,2 miliardi di euro e 500 milioni di euro in aiuti umanitari, ha detto il presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. La procedura per l'adozione del quarto pacchetto di sanzioni dovrebbe essere completata proprio nelle prossime ora, nella blacklist dei personaggi vicini a Putin dovrebbe finire nuovamente, secondo indiscrezione, anche Roman Abramovich, il miliardario russo, insomma, proprietario del Chelsea. La Russia messa alle strette dal piano sanzioni già in corso dagli Stati Uniti all'Europa, dal G7 sostanzialmente, ha annunciato, e questo ne abbiamo parlato con Gianfranco Fabi, di onorare il suo debito internazionale in rubli nel caso in cui il pagamento in valuta non fosse possibile. E il ministro delle Finanze russo, proprio in un'intervista in un canale governativo, ha spiegato che mercoledì è in programma il pagamento del prossimo coupon sugli Eurobond. Se vediamo difficoltà con l'esecuzione di questo ordine, ha aggiunto, domani martedì prepareremo un corrispondente ordine di pagamento in rubli equivalenti, e qui ci siamo ricollegati con il nostro punto di partenza per quanto riguarda la nostra chiacchierata con Gianfranco Fabi, che ringrazio per essere stato qui con noi. Buon proseguimento di giornata, Gianfranco, e alla prossima. Grazie mille, grazie a voi e speriamo la prossima volta di parlare di cose un pochino più positive.